Iniziamo la seduta del Question Time. Risponde l'assessore Fioroni. Interroga la vicepresidente Meloni. Avviso pubblico una tantum autonomi. Prego, vicepresidente Meloni. Grazie, presidente. Sarò breve perché questa è un'interrogazione che un po' riprende il tema del commercio, della mancata erogazione dell'una tantum, in particolare ai commercianti di periferia e diciamo considerato che tra le varie tipologie dei beneficiari inserito nell'avviso ci sono i commercianti e gli artigiani che operano nei centri storici, nei centri commerciali e nelle zone colpite dal sisma del 2016, e mi riferisco ovviamente all'una tantum autonomi che ha previsto l'erogazione di un contributo di 1.500 euro alle attività che sono state temporaneamente sospese o ridotte a seguito dei DPCM e dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale. Tenuto conto che però l'emergenza sanitaria ha prodotto anche un drastico impoverimento di tutto il tessuto commerciale ed economico, mettendo in ginocchio l'intera economia regionale. Mi preme ricordare che nel 2020 c'è stata una flessione di circa l'11% dei consumi, che il commercio anche di prossimità dei piccoli commercianti delle frazioni e dei nostri piccoli borghi rappresentano il centro della vita economica di ogni nostro quartiere. Si trovano in questo momento ad affrontare la più grande crisi economica dal secondo dopoguerra. Il commercio di vicinato, peraltro, rappresenta un settore economico e occupazionale tra i più significativi del tessuto produttivo, ma anche un importante e insostituibile presidio sociale. E questo è veramente molto importante per i nostri territori, per i cittadini, soprattutto anche per i cittadini anziani che sappiamo vivere nei nostri borghi, nelle nostre frazioni, ma anche nelle periferie. Considerato quindi che le attività commerciali che operano in zone periferiche nelle nostre piccole realtà rappresentano un valore da difendere oltre che da valorizzare, queste realtà non dovrebbero mai essere escluse dalle misure e dagli interventi in favore delle imprese umbre, specie in un momento di grande difficoltà come questo. Preciso anche che con l'ultima ordinanza regionale del 6 febbraio scorso, di fatto la regione dell'Umbria è in zona arancione, ma 65 comuni su 92 sono in zona rossa, quindi significa che la maggior parte dell'Umbria, anche in termini di popolazione, è in zona rossa. Questo sta mettendo in ginocchio soprattutto quelle attività commerciali che sono state escluse prima dall'una tantum dei 1.500 euro e ora ulteriormente stanno subendo queste ulteriori restrizioni quelle attività commerciali e quelle partite IVA che si trovano per forza ad essere chiuse anche ulteriormente in aggiunta a quelle che erano state già le restrizioni dei precedenti di PCM. Quindi noi io interrogo la Giunta regionale per chiedere uno stanziamento di maggiori fondi al fine di includere anche i commercianti dei piccoli borghi, delle frazioni, delle periferie nella misura di ristoro una tantum autonomi approvata recentemente o anche in una qualsiasi altra forma di ristoro che la Regione dell'Umbria può pensare di mettere in campo in questo momento, considerando che, ripeto, la zona arancione, che era già di per sé penalizzante perché comunque faceva riscontrare un fatturato anche per le limitazioni e i restringimenti negli spostamenti anche tra comuni, adesso diventa un macigno soprattutto sopra queste attività. Grazie. Assessore Fioroni, prego. Sì, buongiorno. Il tema del commercio è un tema sicuramente particolarmente delicato, è un settore che ha subito danni gravissimi anche in virtù di quella che è stata una perdita delle stagionalità fondamentalmente, che sono tipiche del commercio a cui si accompagnano poi spesso, cito in modo particolare alcuni settori più sofferenti di altri, quello della moda, la necessità di dover acquistare campionari con pagamento anticipato, quindi sostenere delle spese e poi venire a meno dei momenti di stagionalità. Si pensa come ad esempio il commercio è stato aperto
durante il periodo che ha preceduto il Natale, ma va da sé che la difficoltà a vendere il prodotto, soprattutto della moda, per mancanza di momenti di convivialità, è stato penalizzato comunque ulteriormente. La ratio che aveva portato alla misura dell'una tantum era una ratio che cercava di individuare una specifica categoria di commercio dell'artigianato, che è quella che ha subito un ulteriore danno, che è quello indiretto per la mancanza di turismo. Nelle località turistiche, nei centri storici dell'Umbria, che sono quelli in cui il lavoro commerciale e artigianato è più legato alla presenza di flussi turistici, il danno non si è limitato solo ad una situazione di ordinanze, ma ha riguardato ad esempio la mancanza di un turismo organizzato, quello che si muove con i bus, quindi anche nei momenti, se vogliamo, in cui il turismo ha funzionato come quest'estate, era un turismo fatto di singole famiglie, di singoli turisti che si muovevano con il proprio mezzo e non con un trasporto organizzato. Questa è stata la ratio della misura che ha cercato di privilegiare questo tipo di danno, fermo restando che, come è ben noto, è pronta e già dall'8 marzo dovremmo essere in grado di far presentare le domande per un bando che invece è ampiamente rivolto a tutto il commercio, che si chiama Recommerce, che è un bando che ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, che prevede anche una riserva di 500.000 euro per quelle aziende neocostituite nel 2020, che quindi non hanno una storicità tale da consentire una valutazione del danno, e prevede una forma di finanziamento. Anche qui specifichiamo bene il perché un finanziamento, come perché il contributo che richiedeva di sé per il commercio, perché noi abbiamo cercato di plasmare quei fondi che erano tipici della riprogrammazione che avevamo fatto con l'Europa in base alle loro caratteristiche. La misura una tantum aveva come fonte di finanziamento i fondi dell'FSE, e quindi l'indicatore di povertà rappresentato dall'ISEE era un elemento fondamentale, perché è rivolto, fra altre cose, ad una categoria specifica, non a caso, di lavoratori autonomi. Nel caso del Recommerce noi abbiamo attinto a risorse che possono essere utilizzate solo come strumenti finanziari, prevedendo però l'ipotesi che, a fronte del finanziamento ricevuto subito, sia possibile detrarre dalla somma da restituire metà dell'importo come contributo a fondo perduto, con la semplice presentazione di qualsiasi spesa di esercizio, che possono essere le bollette, i capi acquistati, la merce in magazzino, lo stipendio pagato per un dipendente, via dicendo. Quindi il tema è quello che noi abbiamo cercato di dare un'ampia, con risorse ahimè limitate, un'ampia serie di risposte a esigenze specifiche: chi aveva subito il danno indiretto del turismo, gli operatori delle filiere, dei convegni e delle fiere, gli operatori dello spettacolo, con misure diverse, ognuna delle quali aveva e ha dei vincoli di destinazione. Non ultimo, questa grande misura rivolta ai commercianti, ma anche rivolta ad esempio a quegli operatori operanti nel settore dei servizi alla persona, che sono le estetiste, che sono i tatuatori, che sono anche i tolettatori per gli animali, che è un altro tema che è stato anche oggetto di un ragionamento. Tempo, consigliere, assessore. Complesso, cercando di dare risposte mirate con dotazioni finanziarie, ognuna delle quali ha dei vincoli che ci hanno consentito. Dico solo una cosa che però è importante relativamente ai fini dell'interrogazione: la misura una tantum verrà chiusa, l'avviso, il 5 marzo del 2021. Questo ci consentirà di andare in erogazione subito, senza far aspettare troppo gli interessati con l'erogazione di denaro, salvo poi riaprirla. Siamo confidenti che esista un'ulteriore dotazione finanziaria all'interno della misura, non tutta utilizzata, che ci consentirà di orientare queste risorse con una tempo riapertura dell'avviso nello stesso mese di marzo, e quindi ampliando la platea dei possibili soggetti beneficiari. Vicepresidente Meloni. Grazie Presidente. Dunque, mi conforta sapere che al termine
del 5 marzo, quindi della scadenza per l'una tantum, magari ci possano essere spazi per dare la possibilità ad altri di accedere, perché è vero che è un fondo, è un una tantum di 1.500 euro, però può essere anche un modo per dare un minimo di aiuto anche per pagare appunto gli affitti o comunque tutte quelle spese che incombono ogni mese. Noi sappiamo che il commercio più di altri ha subito una forte pressione in questo periodo, in questi ultimi anni. Io penso in principal modo anche in questo periodo di saldi che il settore della moda, quindi in particolare delle calzature e dell'abbigliamento, è in ginocchio e sta subendo ulteriori danni da questa ulteriore chiusura, che è una chiusura tutta umbra e che non vorrei che facesse un po' passare il concetto di avere di commercianti o autonomi di serie A e di serie B. Quindi credo, mi auguro che questo nuovo bando Recommerce vada un po' a sanare anche le lacune degli altri bandi e soprattutto ad ampliare la platea anche di coloro che potranno partecipare, che è sicuramente più ampia rispetto agli altri bandi e quindi meno specifica. Quindi terremo un attimo in vista anche quello che accadrà con questo bando e quali sono più che altro le limitazioni anche di chi potrà accedere a queste domande. Quello che chiedo anche è il rispetto delle tempistiche, perché è importante, anzi in questo momento è fondamentale che a tutti i livelli i ristori siano immediatamente erogati, proprio per dare questo respiro, anche se breve, a tutte le attività. Dopodiché credo che il passo successivo sarà anche in virtù dei fondi del Recovery Plan, che ne abbiamo già parlato e non è tema di questa mattina, ma potremmo ripensare con un respiro un po' più ampio, con una visione di più lunga durata, a quello che è le risposte da dare agli autonomi, ai commercianti e a tutte le partite IVA di questa regione. Grazie. Oggetto numero 20, risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliera Porzi. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Questa interrogazione nasce, come tante delle mie e delle nostre in questi mesi, da alcune segnalazioni che sono pervenute da parte di alcuni cittadini, utenti e operatori preoccupati di una situazione che si è concretizzata nello specifico nell'ospedale di Foligno, ma che da quanto ascoltiamo può essere, diciamo così, una criticità che riguarda un po' le strutture ospedaliere nella nostra regione. Parliamo di sovraffollamento per quanto riguarda appunto il ricovero dei degenti, delle gravi carenze di organico infermieristico che abbiamo già avuto modo di dibattere e di analizzare nel corso delle sedute passate, dell'individuazione di aree grigie per sospetti positivi al Covid in reparti e in zone non idonee che possono aver causato il diffondersi del virus, e su questo logicamente intendiamo interrogare la Giunta. Salto la narrazione perché è parte, diciamo, di un dibattito che più volte abbiamo fatto in quest'Aula, e mi limito a dire che il piano di riconversione dell'ospedale di Foligno in ospedale misto Covid e non Covid è stato elaborato a seguito di un'analisi approfondita svolta appunto anche dalla direzione dell'ASL Umbria 2 con i dirigenti, con i medici e i primari degli ospedali, che questa riorganizzazione ha palesato in questi mesi una insufficiente programmazione e gestione delle situazioni di rischio e criticità, che risulta ancora carente specialmente di pomeriggio la presenza di un adeguato numero di personale infermieristico, nonostante le numerose segnalazioni che sono state inviate alla direzione ospedaliera, che il personale che è risultato positivo e il personale che ha usufruito, secondo le norme contrattuali e gli istituti previsti dalla legge dell'astensione al lavoro, non siano stati adeguatamente sostituiti, creando un disagio e un sovraccarico nei confronti del personale operante, che nelle stanze risultino presenti contemporaneamente 4 pazienti, cosa che disattenderebbe in maniera inequivocabile le disposizioni che sono state impartite dalla stessa dirigenza, che ne prevede 3.
che questo, insieme al mancato controllo delle disposizioni e del sovraffollamento nei momenti in cui le visite dei parenti erano permesse, avrebbe aggravato il rischio di contatto tra persone positive con pazienti le cui difese immunitarie sappiamo essere piuttosto basse. Sappiamo inoltre che sono state individuate delle aree grigie dove i pazienti sospetti di Covid sono stati posizionati nel reparto di chirurgia, una decisione sicuramente poco ortodossa, e in alcuni casi i pazienti in queste aree grigie poi sono risultati positivi al Covid e successivamente soltanto sono stati spostati nelle aree destinate. Quindi, premesso tutto ciò, noi chiediamo cosa intende fare la Giunta per evitare che in futuro queste situazioni si ripetano, che le degenze appunto salgano a 4 pazienti per stanza, come intende intervenire per sostituire gli assenti. Credo che la formula apparsa sui giornali, anche se per me i giornali non sono, diciamo, l'elemento che guida la mia azione politica, ci tengo a sottolinearlo, l'elemento dell'incentivo allo straordinario non può essere, diciamo così, lo stimolo per richiedere sforzi sovrumani a personale stremato. Come intende intervenire a tutela della salute dei pazienti per definire l'individuazione di zone grigie adeguate, evitando che queste ricadano in reparti già particolarmente delicate e in zone non idonee. E infine chiediamo come intende esercitare la funzione di controllo sulla gestione e sull'organizzazione dell'ospedale, che in questo momento sembra non rispondere completamente alla particolare esigenza critica e di emergenza che la cittadinanza sta vivendo. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto. Sì, grazie Presidente. Allora, che l'ospedale di Foligno, come tanti altri presidi ospedalieri, siano stati investiti da situazioni, di grande pressione rispetto al Covid, questo è un fatto ineluttabile. È altrettanto vero che, come tutti sappiamo, lo stesso governo quest'estate, l'estate scorsa meglio, quando ha individuato i siti ospedalieri da potenziare con le terapie intensive, per quanto riguarda l'Umbria ha insistito su 7 siti ospedalieri e non sui 19 siti ospedalieri che ad oggi esistono. Questo cosa significa? Significa che la potenzialità dei posti letto espressa per soddisfare un'emergenza urgenza come quella del Covid è molto limitata rispetto a quelli denunciati sulle schede ospedaliere depositate sia in Regione ma anche a Roma. Quindi dei 2.800 posti letto noi purtroppo possiamo sfruttarne, con la dotazione di terapia intensiva, in considerazione del fatto che il paziente Covid è un paziente che può essere soggetto anche a un aggravamento improvviso, quindi con il bisogno di terapia intensiva, con il bisogno di subintensiva, con il bisogno, oltre che del solito reparto di medicina, anche di pneumologia, ma soprattutto della rianimazione. Per quanto riguarda le stanze, il sovraffollamento evidentemente è da addebitare a più situazioni che si sono messe una presso l'altra. La principale è la terza ondata, dove il numero dei ricoverati è cresciuto in maniera esponenziale, causa l'aumento dell'infettività, causa l'aumento dell'infettività appunto rispetto alla variante inglese e a altre situazioni. Siamo riusciti comunque a rispondere, stiamo riparametrando la necessità di ulteriori posti letto con un piano che va oltre la salvaguardia, in considerazione del fatto che con la salvaguardia potevamo arrivare intorno ai 160 posti letto di terapia intensiva. Adesso l'obiettivo, tutto compreso, quindi con i 4 moduli prefabbricati che andremo a costruire vicino agli ospedali in aderenza, più che vicino all'ospedale di Città di Castello piuttosto che di Foligno, Terni e Perugia, arriveremo intorno ai 200 posti letto. Quindi si capisce bene che il dimensionamento che aveva l'Umbria un anno fa, cioè di 59 terapie intensive e relativi operatori, non può essere certo parametrato ai 200 posti letto di terapie intensive con i relativi operatori.
è ovvio che manca personale. Lo stiamo recuperando con tutte le forze. Nel 2021, cioè quest'anno, sono previste 1.500 assunzioni, quindi riusciremo a soddisfare quelle che sono le necessità legate all'emergenza. Per quanto riguarda i 4 pazienti per stanza, è successo, sono stati rispettati comunque il distanziamento dovuto per legge e appena possibile sono state sgravate queste stanze e i pazienti redistribuiti. E per quanto riguarda le zone grigie, evidentemente le zone grigie, anche queste abbiamo cercato, sempre con il consenso della direzione ospedaliera, sempre con il consenso del direttore sanitario, di gestire nel migliore dei modi. Sempre in emergenza ci siamo trovati e di conseguenza insomma, abbiamo dovuto gestire questa emergenza nella migliore maniera possibile. Ripeto, i siti ospedalieri che abbiamo nella disponibilità non sono 19 ma sono 7 e alcuni li abbiamo mantenuti puliti, evidentemente perché dovevano soddisfare anche altre attività. Per quanto riguarda le altre attività, cioè la normale amministrazione, c'è stato un aumento di prestazioni erogate anche a Foligno, dovuto evidentemente alla chiusura parziale di Spoleto. Dal novembre 2019 al gennaio 2020 Foligno ha erogato 1.488 prestazioni, dal novembre 2020 al novembre 2021 1.649, sono state 161 in più. Per quanto riguarda le prestazioni, appunto, questo è un dato seppur, come dire, parziale, che dà la sensazione degli sforzi che sta facendo il personale, che a breve sarà rinforzato, e delle risposte che sono state date sul territorio. Per quanto riguarda la riorganizzazione dell'ospedale, avverrà a breve con la riorganizzazione del piano che supererà quello di salvaguardia e che darà possibilità di una migliore gestione di una pandemia e dei relativi posti letto, che ha chiesto tanto al personale ma ha chiesto tanto anche nell'ambito della riorganizzazione con i mezzi che avevamo a disposizione. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Porzi. Sì, voglio ringraziare, forse è la prima volta che lo faccio, l'Assessore Coletto per la puntuale risposta che dà alla mia interrogazione, che in pratica conferma le premesse e quanto avevo dichiarato nell'atto, che è frutto non di una, diciamo così, fantasiosa elaborazione di un consigliere isterico, ma delle sollecitazioni che mi giungono dal territorio e che provo prima a verificare e poi a portare in quest'Aula con serietà. E quindi dalle sue risposte ho appreso che la difficoltà esiste, la difficoltà degli spazi, dei luoghi, del personale in qualche maniera dichiarata, usando un futuro che mi preoccupa per quanto riguarda il potenziamento e, diciamo così, l'impegno a superare questo gap. In questa interrogazione non si parlava di terapie intensive, lei lo ha fatto e quindi ha di nuovo ripreso la situazione, dimostrando e dichiarando che siamo indietro in una serie di situazioni. Quello che ci tengo a sottolineare, e concludo con questo, è che in un articolo del Corriere della Sera di ieri sono stati messi in evidenza da parte dell'ingegner Gerli come ad essere colpite dalle varianti in Italia siano state 25 province, dove non è stata forse ricordata l'Umbria, che per sue caratteristiche dovute all'isolamento e alla scarsa densità della popolazione non avrebbe quei prerequisiti e quelle condizioni che hanno invece interessato le 25 province prese in esame. Ecco, questo mi lascia dedurre, mi porta a concludere che forse la nostra criticità legata a un numero di contagi unico in Italia fino a questo momento e che speriamo si arresti quanto prima per il bene dell'Umbria, sia dovuto più a una crisi delle strutture e dell'organizzazione che nel corso di quest'anno non è stata, diciamo, sufficientemente presa in considerazione.
Concludo dicendo che mi unisco ai ringraziamenti che la Giunta ha espresso a Regione Lombardia, al Presidente Fontana, all'Assessore Moratti, che con generosità hanno compreso la nostra criticità e hanno voluto rispondere alla generosità come solitamente si fa quando si è stati a propria, diciamo, no, quando si è beneficiato della stessa. E quindi li ringrazio per questo contingente di persone che hanno mandato, di specialisti che hanno mandato a coadiuvare. Io non credo che, come è stato dichiarato forse impropriamente da un dirigente, in queste ore avremo da imparare, sicuramente avremo da confrontarci sul modo in cui affrontare questa triste situazione, e voglio continuare dicendo che spero che presto questa dotazione annunciata delle 1500 persone possa essere, diciamo, al servizio degli Umbri per fronteggiare l'attualità, il presente, ma anche il futuro. Grazie.